iniziativa che è partita da alcune associazioni di Bologna l'anno scorso. In pratica siamo tutti degli appassionati di fantascienza in primis e di scienza quindi dopo, che hanno messo su varie associazioni sportive o di divulgazione scientifica che fanno varie attività nella zona di Bologna. Per cui abbiamo i ragazzi di Coder Dojo che fanno fare programmazione ai bambini tramite Scratch, abbiamo gli elettronici che li fanno sempre tramite Scratch costruire i robot e poi glieli fanno programmare, ci siamo noi di Acme Italia che facciamo costruire ai bambini i razzi e glieli facciamo lanciare, quindi noi siamo i dinamitardi, e poi vari personaggi che si sono aggiunti col tempo alla nostra iniziativa. Tutte persone che gravitano attorno comunque al mondo di Star Trek, perché una nostra amica che lavora al Cineca fa parte di Star Trek, il ragazzo che ha il planetario che è venuto l'anno scorso fa parte dello STIC da anni, e quindi ci siamo trovati alla fine, ci conoscevamo già perché ci siamo tutti conosciuti qui alle STICCON, o ci siamo conosciuti perché tutti meno male appassionati di fantascienza e di scienza. E quindi ho detto con loro, ma perché non ci mettiamo, ognuno di noi aveva varie attività che faceva il sabato e la domenica in zona di Bologna, chi faceva programmare, chi faceva costruire robottini, tutte attività bene o male gratuite o comunque che ci facevano pagare giusto il contributo spese. Io ho detto perché non ci mettiamo assieme e facciamo un percorso unico in modo da non doverci litigare 20 persone a testa, mettere insieme le mail e fare un qualcosa che avesse un significato. E ho deciso di chiamarlo Space Camp perché nel mondo esistono, in tutte le nazioni esistono degli Space Camp, però in genere sono posti dove uno passa una settimana, 15 giorni d'estate, sono tipo campi estivi, dove si sta lì, dove i bambini vengono portati una settimana, 15 giorni e fanno tutta una serie di attività. Sono posti dove hanno delle attrezzature, in America hanno addirittura un aereo che si piomba in là, nella piscina, hanno la ricostruzione dello Space Shuttle, però costano dei $2000 alla settimana, è un'altra cosa. Allora ho detto facciamo quello che possiamo in fin dei conti. E così ci siamo messi insieme e siamo partiti con questo progetto. La prima cosa che abbiamo fatto nell'addestramento è stata quella della prova sott'acqua. Sono andato da dei sub di Molinella, dove abito, e gli ho detto, ascoltate, perché non mi organizzate una prova sott'acqua come fanno gli astronauti veri? Cioè, mandare i bambini sott'acqua non soltanto a fare un giretto in piscina come organizzano di solito, ma a fargli fare una vera e propria attività, come fanno gli astronauti veri quando si addestrano in piscina. E quindi loro hanno messo, io pensavo che mi avrebbero mandato a quel paese perché la proposta è effettivamente un po' strana, adesso vediamo se fate il video. E quindi loro cosa hanno fatto? Hanno costruito un'attrezzatura subacquea, una specie di portellone, qua davanti, che questo è il video che hanno fatto loro di presentazione, dura un po'. Hanno costruito questa specie di portellone con dei Lego modello grande collegati con dei cavi. I bambini vanno in piscina, viene fatta loro prima una piccola istruzione su come funziona sott'acqua, sul fatto che devono soffiare dal naso quando sentiranno male le orecchie, sono stati intubati, non hanno usato la bombola perché ci voleva troppo tempo a mettere una bombola ai bambini, visto che avevamo una trentina di bambini da fare in un'oretta, dovevamo darci una mossa. Questa è l'attrezzatura che hanno fatto, quindi ai bambini prima viene fatto vedere cosa devono fare, vengono intubati e portati 2 metri sott'acqua, non di più perché essendo piccoli ci può essere un problema al timpano e quindi 2 metri era la profondità massima. Vengono portati sotto in gruppi di due bambini e un istruttore dall'esterno, qui nel video non si vede, con dei colori, gli dice quali sono i colori che devono collegare sott'acqua. Lì i bambini hanno avuto il primo incontro con la pressione. Non sapevano cosa volesse dire scendere 2 metri sott'acqua, perché al mare si tuffano o al massimo vanno col boccaglio, quindi pochi centimetri. Quindi il discorso di sentire anche un po' di pressione sullo stomaco, di sentire le orecchie, quindi dover fare un po' di compensazione, e il fatto di cosa vuol dire muoversi in un ambiente in assenza, quasi in assenza di gravità, cioè che quando tu prendi un oggetto tutto il corpo tende a muoversi dalla parte opposta e quindi le difficoltà di muoversi. E infatti hanno dovuto fare varie prove, con i Lego piccoli non si riuscivano a prendere, hanno dovuto usare i Lego grandi, anche i colori che appaiono diversi sott'acqua, quindi hanno dovuto usare dei colori accesi perché ad esempio tra un rosa e un rosa un po' più pallido non si distinguevano, anche se si tratta solo di 2 metri sott'acqua c'erano queste difficoltà, il fatto di non riuscire a parlare perché avevi il boccaglio. E tutto sommato loro hanno passato in queste prove sott'acqua un quarto d'ora,
perché andare sotto, fare un po' di prove, tornare su e ritornare giù a fare di nuovo la prova, un quarto d'ora sott'acqua hanno dovuto passare, quindi è stata la prova più impegnativa che hanno dovuto fare. Questa prova poi è stata presentata dai SUP alla loro associazione europea, è piaciuta talmente tanto che è stata presentata anche alla Fiera del SUP di Bologna che si è tenuta a marzo, e adesso verrà proposta alle scuole. Quindi quando loro vanno dalle scuole e gli dicono venite a fare una prova sott'acqua, non si limiteranno semplicemente a mettergli un tubo e a fargli fare 5 minuti sott'acqua, ma faranno proprio questa prova con, si spera, qualche professore che farà prima una spiegazione su che cos'è le attività sott'acqua, su che cos'è l'attività nello spazio, su cosa vuol dire stare sotto pressione. Ci speriamo che venga fatto questo. Posso? Sì, certo. Potresti preparare un semplicissimo schema, perché non tutti i professori sono versati in questo. L'abbiamo avuto a che fare con professori. Uno sì, perché sennò poi ti morde. Nessuno di quelli con cui abbiamo avuto a che fare. Preparatele uno schema magari, perché sì, l'idea sarebbe quella che a scuola si fa prima una preparazione, si spiega cosa vuol dire stare nello spazio in assenza di pressione, oppure quando si è sott'acqua con la pressione, cosa vuol dire se c'è una decompressione istantanea. Io ad esempio quando abbiamo fatto poi l'ultima giornata su Marte, che c'erano i bambini che hanno fatto tutte queste domande, che gli ho detto quando siete sott'acqua l'aria si scioglie nel vostro sangue, quando venite su, e ho aperto la bottiglietta di Coca-Cola per fare l'esempio più pratico. Poi dopo vi spiego un aneddoto che ho usato comunque nella missione su Marte, dove c'entra la fantascienza, perché ovviamente non possiamo non farla entrare. C'è stata subito dopo la visita al Cineca, che è stata organizzata appunto grazie a questa mia amica che lavora al Cineca, dove i bambini hanno potuto vedere il supercomputer di calcolo, allora da 2,5 petaflop, adesso l'hanno aggiornato, la sezione soprattutto con gli hard disk, col robot che va a recuperare gli hard disk man mano che qualcuno nel mondo chiede delle informazioni, perché al Cineca, non lo sapevo, hanno tutta una serie di hard disk con svariate decine di migliaia di terabyte, con tutte le informazioni scientifiche che possono servire, che vengono calcolate dall'Università di Bologna. Quindi hanno fatto vedere per esempio una simulazione dell'esplosione del supervulcano che si trova sotto Napoli. Perché tutti pensano al Vesuvio. No, i campi Flegrei. È tipo Yellowstone, è quello? Sì, esatto, hanno fatto vedere che Napoli è stata costruita dentro a un vecchio cratere di un vulcano che è comunque ancora attivo. E quindi hanno fatto vedere la simulazione di cosa succede se quel vulcano, non il Vesuvio o il Marsili, ma se quel vulcano esplodesse, e cioè tipo che hanno 15 secondi di tempo per arrivare a 60 km di distanza. Ciao. Sì, tutta la parte. La parte nord di Napoli va dentro un lago di lava in più o meno pochi secondi. Esatto, e lì c'era la simulazione e gli hanno spiegato che quello non è un effetto speciale, ma è proprio la simulazione effettiva di quello che succede. Tutto si è svolto all'interno del loro teatro virtuale, hanno questo cinema a 180 gradi, a 3D, dove è possibile vedere la loro simulazione. Ecco, qui fanno vedere, un attimo che la fermo, Vista Simulator. In pratica un'azienda di vicino a Bologna gli ha chiesto di fare questo programma che potesse simulare l'aspetto reale di una pizza a seconda degli ingredienti che ci mettono sopra. L'ha pagato anche un totale, perché gli costava meno che preparare N.000 pizze provando tutte le volte a togliere due olive o metterne due o mettere le patate fritte. E questo serve per, sostanzialmente è un trucco che gli serve per fare delle foto con le pizze e vedere man mano che tolgono materiale se riescono comunque ad avere un aspetto accattivante lo stesso alla pista. L'idea è questa, e questo è il motivo per cui quando prendete fuori una pista o un qualunque cibo in scatolato non è mai simile alla foto, perché usano questo tipo di programmi per fargli avere un'aria accattivante pur non essendo. Al Cineca poi hanno preparato un filmato, un cartone animato che è andato su vari, ha partecipato a varie gare, dove c'è stata la simulazione di Bologna nell'anno 1000, l'anno in cui c'era la maggior parte di torri, e anche una simulazione di un filmato sulla paleodieta etrusca, dove ci sono dei personaggi reali e dei personaggi a cartone animato, e quindi gli hanno fatto vedere un ragazzo, gli ha mostrato come si fa a inserire delle persone vere all'interno di un cartone animato o viceversa, un cartone animato all'interno di persone vere. Quindi il filmato prima
con una scopa che faceva da punto dove arrivava il cartone animato, oppure persone con un giubbino verde che poi diventavano il cartone animato. E qui c'è il ragazzo che dimostra come si fa. Poi hanno la piramide olografica e gli hanno fatto vedere il supercomputer. Non siamo potuti entrare a vederlo perché non c'è avuto nessuna sicurezza, la tonda è rumorosa, eccetera. Un'altra prova che le abbiamo fatto, abbiamo detto gli astronauti siete stati sott'acqua, avete conosciuto i supercomputer, adesso vi dobbiamo mandare a fare la sopravvivenza e li abbiamo mandati in grotta. Bellissimo. Ma non li abbiamo mandati in una grotta normale dove si è abituati ad andare, cioè una grotta dove si entra quelle passerelle, le luci accese, di quelle. No, li abbiamo portati alla Spippola, che è una grotta vicino a Bologna, dove si può fare gli speleologi per un giorno, perché ci si sporca, non so se avete visto la foto iniziale delle loro mani piene di fango. In questa grotta si entra soltanto con le luci sul casco. Queste sono le zone più normali dove sono riuscito a fare le foto, perché in altre zone non riuscivo neanche a passare. E ci si infila nel fango, ci si infila in tunnel di fango, ci si deve abbassare, arrampicare, aggrappandosi al fango. Qua, queste sono le zone un po' più grandi e ci si sporca. Il gusto che hanno le guide è proprio quello di dire: dovete venire lì senza guanti, senza nessun tipo di aiuto, perché vi dovete sporcare, dovete avere contatto col fango, quello non è mancato. Questo, ecco, questo vi faccio vedere. A un certo punto, durante il ritorno, c'era da o salire attraverso una specie di imbuto di fango arrampicandosi, oppure c'era la scorciatoia. E noi prendiamo la scorciatoia. La scorciatoia è questo buco che non si nota, e la guida non ha fatto in tempo a dire: se volete bambini prendere la scorciatoia, indicando quel buco che qua è illuminato dal flash della macchina fotografica, ma in realtà è un buco buio, vi dovete infilare lì dentro e sbucate nell'altra stanza direttamente dall'altra parte. I bambini non ci hanno pensato su due volte ad infilarsi in questo buco, siamo usciti che i vestiti erano veramente da buttare via. Però l'esperienza è unica, perché è l'unica grotta in Europa dove si può fare questa esperienza, cioè dove una persona che non ha mai fatto speleologia la può fare senza bisogno di... No, se volete farla, le organizzano tutte le domeniche, l'Egitto non costano neanche molto e dura due ore e mezza di visita. Ma sempre in condizioni di sicurezza, ovviamente, perché cioè... Ci sono... Allora, pericoli non ce ne sono, cioè non è che vi dovete arrampicare con le corde o fare... Ci sono le guide, se c'è una qualche situazione in cui appunto ci sono stato durante la risalita attraverso questo tubo di melma che bisognava aggrapparsi a questa scatola di molfetta fatta a forma di roccia, una cosa, che alcuni non ce l'hanno fatta, la guida da dietro ha dato una spinta, ma non è una cosa dove ci si cala con le corde o si cade, non c'è assolutamente... Al massimo si scivola sul fango. Sì, cioè durante la discesa non c'è nessun problema, ti metti qualcuno per terra e scendi giù. Durante la salita devi stare un attimino attento, ma non c'è, se anche cadete giù c'è il fango, non è che date delle botte contro la roccia, perché vi appoggiate sul fango, la situazione di sicurezza è assoluta. Poi vabbè, ovvio che se una persona gli manca una gamba, gli manca un braccio, non è il caso di andare. Bambini almeno 7-8 anni, perché abbiano un attimino di capacità di muoversi, però è una cosa che possono fare veramente tutti. E qui si può provare la speleologia senza doversi calare con le corde o fare cose che normalmente non si è capace di fare. Li abbiamo portati qui. Ah, giusto. Un'altra prova che li abbiamo fatto fare è stata la visita al centro INAIL di Budrio. A Budrio c'è il centro protesi INAIL, dove vengono costruite le protesi robotiche per le persone che a seguito di un incidente automobilistico, cioè a seguito di un incidente sul lavoro o incidente automobilistico, perdono un arto. Oppure persone che hanno problemi di mobilità, per dire, qui fanno le attrezzature che vengono usate da Stephen Hawking, quindi la sedia che con semplicemente una cannuccia vi permette di navigare su internet, usare un computer, parlare con le persone, persone che hanno subito menomazioni a causa di tumori, qui vengono completamente ricostruite. Qui c'è l'uomo da 6 milioni di dollari sostanzialmente. Non sono quelli i prezzi, perché sono, per fortuna sono un po' più bassi, ma comunque si sta parlando di protesi completamente automatizzate e robotizzate. Durante questa visita un ragazzo che aveva perso entrambe le gambe, un ragazzo di 30 anni che aveva perso entrambe le gambe a causa di un incidente sul lavoro, qui lo possiamo vedere, un attimo che torno indietro, qui si vede non si vede lui intero ovviamente perché non era il caso, e lui aveva queste gambe, le gambe sono state completamente costruite con queste protesi robotiche con le quali questa
si vede, qui si fa vedere come avviene la ricarica wireless, mm-hmm. può camminare, correre, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare in moto, andare sugli sci, nuotare perché sono a tenuta d'acqua, quasi come se avessero le sue gambe vere, e sono dotate di un'intelligenza artificiale per cui noi pensiamo che prendano gli impulsi dal cervello, in realtà le gambe capiscono il movimento che stai per fare e il computer interno ti fa fare il passo. Hai un telecomando Bluetooth per mettere in modalità bicicletta, modalità auto, modalità nuoto, e loro vanno avanti con le batterie. E questo ragazzo è arrivato con i jeans, non sembrava avesse delle protesi, veramente una cosa straordinaria. Costano 45.000 euro l'una. Essendo stato un incidente sul lavoro, sono state completamente pagate dallo Stato. Questo è l'unico posto al mondo dove una persona viene seguita dall'inizio alla fine. Le protesi, quando una persona arriva con una menomazione, ti costruiscono la protesi su misura, hai lo psicologo che ti segue prima e dopo, perché la questione psicologica è molto importante, ti viene costruita l'automobile se hai bisogno di un'automobile apposta, ti viene insegnato ad usare le protesi e viene fatta tutta la manutenzione delle protesi. In tutti gli altri posti, anche negli Stati Uniti, tu vai in un posto dove ti danno la protesi e arrivederci e grazie. Ti devi arrangiare a fare la registrazione. Hai bisogno della macchina, devi andare in un altro posto, arrivederci e grazie. Lo psicologo te lo paghi tu. Qui entri, stai dentro 15 giorni, 20 giorni, quello che è, esci con le tue protesi funzionanti. E qui la fantascienza è stata molto importante, perché quando il ragazzo si è tolto le gambe, lui diceva, non vorrei che si è tolto i pantaloni, non vorrei che i bambini si spaventassero, perché comunque avevano 7-8 anni. Nessuno si è spaventato, anzi, ha detto, fa effettivamente da una decina, 15 anni da questa parte, i bambini sono abituati a vedere dei robot e non si spaventano. Quando venivano nei primi anni 90, perché loro hanno sempre fatto le viste guidate per le scuole, che arrivavano ragazzi in quelle condizioni, allora si mettevano a piangere o scappavano, adesso non si spaventano più. Anche le protesi, fino ai primi anni 2000, soprattutto delle mani, venivano ricostruite mani identiche a quelle originali, quindi avevano degli scultori che costruivano una mano rosa con le unghie curate, perché la gente non voleva far vedere di avere una mano robotica. Dall'inizio degli anni 2000 la gente non è più interessata, anzi la mano robotica piace perché ha detto che effettivamente ha detto che effettivamente a partire da metà anni 90, primi anni 2000, con la fantascienza che c'è in televisione, quindi cyborg, la gente c'è talmente abituata che non gli interessa più, ed è questo è meglio per loro perché costa molto meno. Anche una mano simile a quella umana costa dei soldi farla e poi tende a rovinarci, quindi ogni tanto va ricostruita, va risistemata. Adesso non c'è più questo bisogno. Un'altra cosa che ho fatto notare è che adesso le protesi robotiche sono talmente sofisticate che superano in certi casi la mano vera. Parlava di questo elettricista che dice, io mi trovo meglio senza una mano perché non devo staccare corrente quando vado a lavorare. C'ho la modalità che gira la mano, quindi non devo neanche passare al computatore. Appoggio lì direttamente il cacciavite e la mano gira. Quindi dovrei poi gli astronauti li amputiamo, ognuno da messo di costruire. No, ha detto che in effetti si è superato. L'unica cosa che sta un attimino tirando giù un attimo il mercato delle protesi o degli ausili in generale sono le badanti rumene, che costano talmente poco che il vecchietto ha detto almeno così ho qualcuno con cui parlare, anche una bella ragazza tutto sommato che non la mano robotica. Questo tipo di materiale, se lo sai ovviamente, questo centro e quindi con questo tipo di materiale ha interazioni o collaborazioni con centri di vera e propria robotica? Nel senso, gli ho chiesto, secondo me una delle cose che fanno a Genova che dovrebbe diventare anche parte del polo tecnologico che dovrebbero, di biotecnologia che dovrebbero costruire a Milano al posto di Expo, si parlava di poli di robotica avanzata. Secondo me una delle idee è quella, ce l'avevano soprattutto i giapponesi, ma una delle idee è quella di avere dei robot in casa, perché noi abbiamo le badanti rumene, ma in Giappone non hanno immigrazione, quindi non vogliono. Glielo ho chiesto, ha detto che con la robotica si hanno dialogano con l'Università di Pisa, dove c'è il centro di robotica, con l'Università Mondo di Bologna, essendo lì, perché appunto molte parti sono intercambiabili. Però ha detto che no, la robotica proprio usa altre cose, loro sono diversi, perché la robotica ha altri problemi. Quindi c'è uno scambio per quanto riguarda un minimo di elettronica, però i materiali sono diversi, perché qui non bisogna di materiali biocompatibili, che siano leggeri. Poi ci sono, tutto ha detto, il problema delle certificazioni li fa diventare matti. In effetti io gli ho chiesto, quel ragazzo che ha le gambe robotiche, come fa ad andare in aereo? Ha detto, non è un problema, il permesso
per farlo salire sull'aereo, per fargli passare i controlli, vabbè, abbiamo fatto carta, cioè, detto che devo fare più carta al momento che non studi. E l'abbiamo fatto fare, il casino sono le batterie litio, che adesso sugli aerei non le vogliono. E quindi hanno detto, siamo dovuti diventare matti per riuscire a dare il permesso alla gente di salire con le batterie litio, perché sono state un grossissimo vantaggio. Con l'arrivo delle litio c'è stata una rivoluzione copernicana. Perché ha detto, prima questa mano robotica che fanno vedere qui, che è una delle, che adesso è una demo, che si può muovere con i pulsanti, è stata una delle prime fatte. La persona che la utilizzava negli anni 60 aveva una cintura di batteria al piombo e durava mezz'ora. Adesso con una lipo, la lipo sta dentro la mano e ti dura una giornata. Però abbiamo dei problemi, ha detto che il problema principale che hanno loro è la burocrazia, dover... cioè ci mettono una settimana a crearti la protesi e 3 mesi a fare le carte sostanzialmente. Perché ogni protesi è fatta su una persona, non esiste standard, non esiste la produzione di queste protesi a livello industriale, perché ogni persona ha il braccio un po' più grosso, un po' più sottile, è stata amputata un po' prima, un po' dopo, la posizione dove ci sono i sensori dei nervi cambia, perché qui ad esempio hanno fatto vedere una mano che provavano i bambini, collegata al polso, il bambino muoveva la mano e la mano robotica ripeteva lo stesso identico movimento. Però i nervi non sono sempre nello stesso punto, quindi ogni persona bisogna provare. Ma l'esempio di Beatrice Bio, la campionessa che ha conquistato un oro agli europei questa settimana. Ah sì, è vero, anche lei è stata da loro. Scherma. È stata da loro, Alex Zanardi è stato da loro, si è fatto costruire diverse cose a seconda di quello che fa. E difatti dopo loro hanno fatto vedere nella zona delle carrozzine. E non hanno solo la carrozzina con le ruote come si può immaginare, ma hanno anche tutti gli ausili per poter andare, le handbike per andare in bicicletta, quelle per poter andare sugli sci, per cui c'è tutta un'imbragatura che ci si mette dentro gli sci, perché ha detto che qualcuno vuole andare in sci, la moto, ci sono persone che amano andare in moto e quindi ricostruiscono una moto con l'aggancio per la gamba artificiale con i quali possono cambiare la moto. E il contadino sul trattore ha perso le gambe sul trattore, loro vanno, porta il suo trattore e loro lo trasformano in modo che possa anche salirci con una carrucola sul trattore. E loro hanno detto, la persona deve avere comunque una vita normale. Alcune persone preferiscono la sedia a rotelle piuttosto che le gambe, perché hanno ancora, soprattutto gli anziani, hanno ancora questa cosa della sedia a rotelle. Magari, magari anche l'equilibrio non è più lo stesso. No, perché dice che alcuni magari hanno perso l'uso delle gambe ma le hanno ancora attaccate. Certo. Loro dicono, te le togliamo e ti mettiamo delle gambe robotiche e ricominci a camminare. No, piuttosto mi tengo le mie gambe ma vado su una carrozzina. Sono comunque una persona. Le carrozzine che si vedono qui sono elettroniche, ma ce ne sono alcune che funzionano col sistema del Segway, quindi hanno soltanto 2 ruote e salgono le scale. Sì. Io non so se salirei una scala su un affare, però salgono le scale e durano variate centinaia di chilometri, ormai fanno con quelle batterie lì, perché è una cosa veramente eccezionale. Quindi il fatto di fargli provare le carrozzine ai bambini non è stata una cosa che può sembrare di cattivo gusto, ma è per fargli provare poi nel percorso che hanno dentro cosa vuol dire avere una barriera architettonica per una persona a cui mancano, che deve andare in carrozzina. Dice, voi per strada normalmente non è un problema avere il gradino, non avere il gradino, se la macchina ha parcheggiato davanti allo scivolo dell'antisiapato non è un problema, ci passate attorno. Ma se siete su una carrozzina avete questi problemi, anche se queste moderne ormai riescono già a fare, però è comunque un problema. La visita da Linari gli è piaciuta molto, perché hanno potuto provare soprattutto questo tipo di ausili. Poi abbiamo avuto l'ultima cosa, che è stata la simulazione vera e propria del viaggio su Marte. Abbiamo detto, a questo punto vi abbiamo portato, vi abbiamo fatto l'addestramento, a questo punto vi mandiamo su Marte. E quindi siamo andati al centro visite del radiotelescopio di Woodrow, che sono 2 stanze enormi. Una è questa con apparato audio-video, cioè hanno 3 megaschermi 3D con un centinaio di posti per poter visitare. Hanno anche la sala che si occupano del SETI, e quindi questa è la zona del SETI. Su questo computer arrivano i segnati che vengono analizzati dal SETI e dal computer che gira, e dal programma SETI Atome che gira sul computer di casa. Queste T l'hanno recuperato da una qualche... credo fiera, non so dove l'hanno trovato, comunque sono riusciti a procurarselo. E vale un patrimonio quello. È stato ristrutturato, era buttato là, hanno detto che
sono andati a cercare in un posto dove c'erano delle vecchie giostre, hanno trovato questo ET buttato là in un angolo e ci passavo io, ma questi sono i bambini, 35 bambini, di più non riuscivamo a farcene stare perché abbiamo dovuto mandarli a casa. In realtà eravamo partiti con 30, poi sono arrivati 35, li abbiamo infilati. Dietro c'è il planetario, a tutti abbiamo dato questa tuta, questa maglietta che simula la tuta spaziale, che è rimasta loro, e sul planetario hanno fatto il viaggio verso Marte. Sono rimasti dentro un paio d'ore. Prima sono partiti dei filmati a 360 gradi della Terra, della Luna, delle foto fatte dalle varie sonde. Poi con un programma speciale che ha Pupillo, che è quel ragazzo che era venuto l'anno scorso, viene simulata con un filmato interattivo un viaggio verso un pianeta. Quindi loro scelgono il pianeta, Venere, Marte, Giove, scelgono il tipo di astronave che va là, il tipo di propulsione, nucleare, solare, e a seconda delle risposte che danno poi si vede se riescono effettivamente ad atterrare su un pianeta, perché se scelgono i pannelli solari devono andare su un pianeta lontano, non ci arrivano, a metà della simulazione siete tutti morti e fate così. E quindi si sono fatti 2 ore di viaggio spaziale effettivo sul planetario. Questo è il momento in cui i genitori ci mollavano i loro pargoli, molto contenti di farsi 2 giorni con i pargoli non a casa. Penso che sia stato questo il successo primario della giornata. Nel pomeriggio li abbiamo divisi in 2 squadre, non riuscendo a gestire tutti e 35 su un unico progetto. Una parte sono stati divisi in gruppi di 3, hanno dovuto programmare dei robottini che si chiamano MBOT, che adesso vi faccio vedere che ho qua. Abbiamo ricostruito in pratica una piccola parte marziana, aiutati anche dal pavimento che era rosso, dove abbiamo messo delle rocce e degli obiettivi. I robottini erano all'inizio, 11 e 3 quarti, i robottini erano all'inizio e venivano visualizzati dall'alto tramite una telecamera, in modo che non potessero vederli direttamente. Loro dal computer dovevano fare un programma per cui il robottino doveva evitare le rocce, fare tutto un percorso e raggiungere l'obiettivo. Questo programma veniva inviato e poi dopo loro non avevano più voce in capitolo. Era per simulare dalla Terra la comunicazione in ritardo con la Terra. Non potevamo farli aspettare un quarto d'ora perché facevamo notte, però questo era il modo più pratico per farlo. Perché durante questi 2 giorni abbiamo seguito praticamente The Martian, il film The Martian che abbiamo proiettato poi alla sera. Quindi comunicare col robot. Gli altri ragazzi hanno costruito delle trasmittenti. Con gli elettronici dovevano costruire una trasmittente infrarossi e una ricevente infrarossi utilizzando la carta e delle strisce di metallo incollate sulla carta, e poi dopo trasmetterci un segnale. Abbiamo lasciato perdere il segnale Morse perché non riuscivano a distinguere linea A e punto, anche perché la persona che lo trasmetteva era un bambino, quindi c'era quello che stava un quarto d'ora sulla linea e quindi l'abbiamo lasciato stare. E abbiamo optato poi alla fine per il sistema usato in The Martian, quindi una specie di battaglia navale dove loro dovevano dare le 2 coordinate e trasmettersi un messaggio da una parte all'altra della stanza. Alle 4, merenda spaziale. Questa è l'altra parte, questo è il terreno marziano che abbiamo ricostruito con un po' di rocce che stavamo aggiungendo e gli obiettivi alla fine. Questi robot sono molto interessanti perché si programmano con Scratch, quindi con un comando visuale del tipo volta 90 gradi a destra, avanti 10 cm, indietro 10 cm. Sì, sì. Hanno un radar, hanno un sensore di colore sul fondo per cui se si mettono delle strisce per terra possono distinguerle, e il programma può essere molto molto complesso da inviare con un sistema molto semplice che è Scratch. Questa era l'unica foto che siamo riusciti a fare all'interno del planetario prima che ci mandassero fuori. Pupillo era un po' preoccupato perché 35 bambini attorno non gli erano ancora capitati. E questa è alle 4, merenda spaziale. Mi sono fatto mandare da Torino, da Largotech, il vero cibo che manda sulla stazione spaziale. Quindi la barretta, sì, loro hanno proprio dei kit pasto e kit merenda. Quindi il sugo di frutta e la barretta di bacche di goji e non so cosa. La distribuzione, erano affamati, sembrava di distribuirla da un elicottero a quelli che hanno appena subito qualche tipo di disastro. Però, allora, 2/3 dei bambini hanno dato un morso e poi me l'hanno restituita perché hanno detto che sembrava cartone umido, e in effetti era una cosa tipo... L'altro terzo di bambini si è mangiato le barrette anche degli altri. Abbiamo trovato i futuri astronauti. Esattamente, abbiamo detto, voi non potete andare sulla stazione spaziale, non vi piace questo cibo. Dovendo mangiare solo roba che è stata sulla stazione spaziale e sapendo che faceva abbastanza schifo,
abbiamo portato la forma grana che era stata portata da Cheli nel 2000 e qualcosa. Quella l'hanno finita a unghiate, non sono neanche riuscito a tagliarli dei pezzettini di grana, perché se andavo lì col coltello mi infilavano le dita sotto, sembrava The Walking Dead, proprio veramente la scena era quella. La forma grana e i bambini l'hanno staccata a morsi. Quindi, se non altro, hanno mangiato sano quel giorno. E però tutti hanno detto, noi però, se anche evitiamo la prossima volta di avere il pranzo spaziale, però sì, questo è. Cioè. Dovevano provare l'emozione del pranzo spaziale. Dunque, stavo guardando se ho altre foto che abbiamo fatto, no. Alla sera abbiamo fatto vedere The Martian, spiegando anche un attimino un po' di errori che sono stati fatti nel film, e da lì hanno visto anche le cose che hanno fatto. E poi c'è stato il momento fantascienza, lì mi ci sono messo io, sperando di non scioccare qualche bambino, gli ho fatto vedere tre scene di film di fantascienza, che sono stati Total Recall, dove quando Schwarzenegger viene sparato fuori su Marte e comincia a rompiarsi. Quello è un po' impressionante. Ma si è preoccupato solo un bambino, ma era uno dei figli degli organizzatori, quindi gli altri non si sono preoccupati, anche perché molti l'avevano già visto. Comunque i bambini che vengono qui, i genitori, sono genitori non normali, diciamo, che fanno già queste cose, quindi certo. O appassionati di scienza o di fantascienza, quindi bene o male i bambini avevano già visto. Gli ho fatto vedere una scena del film Mission to Mars, dove si apre il casco e si congela istantaneamente, e la scena di 2001, Odissea nello spazio, in cui, Bowman, se non mi ricordo male, non ha il casco e deve rientrare in un'astronave, quindi si fa sparare fuori e deve raggiungere la manopola per ripressurizzarsi, e non gli succede nulla. Gli ho detto, quale di queste tre cose succede realmente nello spazio secondo voi? C'è stato un po' di discussione, tutti hanno votato sul congelamento e qualcuno sul non mi succede niente, nessuno ha pensato che si esplodesse. Effettivamente quella giusta è quella di 2001 di Odissea nello spazio, e dopo da lì poi ho spiegato anche ricollegandomi al discorso della piscina. Quindi in questo caso la fantascienza sia di The Martian che di quei tre film è utile per far vedere cosa succede realmente nello spazio, le esperienze che si può provare. Mi sono anche informato per fargli fare la prova in assenza di gravità sull'aereo. No, costa. C'è la possibilità di farla, perché costa un po' di soldi. Costa così tanto che ci siamo fermati prima del costo, perché a Molinella hanno un aereo molto grande che tiene una ventina di persone, che usa i paracadutisti, uno dei pochi in Italia. Loro hanno detto, no? Il si chiama, è quello col portellone, ha un portellone gigantesco dietro, No, è un G252 o un Hercules 603. No, è una cosa data da paracadutisti, si chiama Skyvan. Loro ha detto, noi lo facciamo tranquillamente anche per i nostri paracadutisti, quella prova lì, però dovete avere almeno 14 anni, perché altrimenti c'è un problema al timpano, perché non essendo pressurizzato, se arrivi giù da 10.000 metri o da 8.000 e ti sfiondi giù, il timpano quasi sicuramente si rompe, e quindi non è il caso di farlo fare ai bambini. Quindi prima del costo ci siamo fermati per sentire quant'era. Però la possibilità di farlo eventualmente c'è, magari tra quando avranno 14 anni. Il giro su Marte gli è piaciuto tantissimo. Alla sera non hanno potuto dormire lì, perché per motivi di sicurezza non li hanno fatti dormire lì. Allora siamo andati a piedi, al buio, dove ci sono le antenne. Hanno tre appartamenti che vengono utilizzati dagli scienziati che vengono lì per fare degli stage. Durante il viaggio ci sono i pianeti alla distanza reale, in scala rispetto alla distanza reale. Quindi abbiamo fatto un ipotetico viaggio nello spazio al buio, guardando le stelle. Quando abbiamo superato la zona delle meteoriti, ho tirato qualche centinaio di petardi per farli capire che c'è, che quella era una zona pericolosa. Hanno dormito dalle antenne e alla mattina siamo tornati al telescopio. Colazione, e quindi hanno fatto il resto degli esperimenti. Bisognava tornare a casa, quindi coi chimici hanno prodotto l'idrogeno, perché bisognava produrre il combustibile per tornare a casa. E gliel'ha fatto fare sia per via elettrolitica che chimica con l'acido, e poi hanno preso dei fagioli e li hanno dovuti mettere in coltura idroponica, perché dovevano fare le famose patate che hanno fatto nel film The Martian, e gli ha spiegato tutta come funziona la coltura idroponica. Al pomeriggio avremmo dovuto lanciare dei razzi noi di Acme Italia, però c'era un fango tale che dopo quattro macchine che si sono bloccate nel fango abbiamo deciso che non era il caso di purtroppo farglielo fare. Questo è quello che facciamo noi di solito come Acme Italia, e cioè costruiamo razzi e di solito li lanciamo quando funzionano. Questa è la copia del Vega che ho fatto io, che è alto 1,70 m e ha volato prima del Vega italiano.
perché sono stati talmente lenti nel farlo che ho fatto prima io a costruire il modellino di loro a farlo. Qui ha volato in Svizzera, è alto 1,70 m, pesa 5 kg al momento del lancio ed è arrivato a 870 kg. Aspetta. In Italia noi richiediamo nota normale, ma lanciamo da radiotelescopio, abbiamo la nostra base di lancio che è un container, siamo gli unici in Europa ad avere la base di lancio fissa, gli altri arrivano di solito con la roulotte o col furgoncino a noleggio, siamo a radiotelescopio dove c'è spazio, ci sono le antenne, quindi è anche bello, si richiede nota, ti danno il permesso a 1000-1500 metri, te lo rilasciano e si lanciano. E noi tutti gli anni facciamo un paio di manifestazioni dove vengono costruiti e lanciati questi razzi e abbiamo anche la visione con la telecamera dall'interno, perché se io non ci metto 15 telecamere non sono contento, cosa serve fare un razzo? Se non ci metto... Cosa hai inventato le GoPro a fare, scusa? No, questo è stato prima delle GoPro, io ho cominciato a mettere telecamere quando dovevo usare ancora l'antennone a terra per ricevere, negli anni 90, la GoPro è... adesso è comodo avere la GoPro, questo è sempre lo stesso lancio fatto in Svizzera, del razzo che in questo... Ci spiegava Paolo ottimissimo sabato mattina che le GoPro sono talmente poco affidabili che l'agenzia spaziale russa ormai non usa più telecamere proprio, usa direttamente le GoPro, ma anche per le attività extraveicolari. Le GoPro sì, adesso sì, io quando ho cominciato avevamo i problemi dell'accelerazione, si staccavano le memorie, perché comunque quel razzo qui ha un'accelerazione di 12G perché è pesante. Arrivi tranquillamente a 30-40G, si staccano le batterie, si staccano le memorie, se usi quelle telecamere che hanno la messa a fuoco, se ne va la messa a fuoco. Noi facciamo costruire ai bambini dei razzettini, di solito facciamo i picnic razzi modellistici che faremo la settimana prossima, dove sempre lì vicino faranno due giorni dove li facciamo costruire dei razzettini grandi così e li facciamo lanciare. Facciamo qualche lancio noi e poi abbiamo i telescopi dove la sera possono osservare il cielo, abbiamo un pupillo che viene con il planetario e quest'anno, il sabato sera, spettacolo con le bobine Tesla, che è irrinunciabile. Ci siamo fatti conoscere con questa attività e ci ha chiamato un ragazzo che ha delle bobine Tesla, che fa, io faccio attività nelle scuole o nelle scuole superiori per far vedere appunto l'alta tensione. E tu, mi interessa se vengo lì sabato sera? Miseria, gli ho detto, però mi vuole dello spazio, guarda, ti mettiamo là in mezzo al nulla e ti facciamo fare tutte le attività che vuoi. Noi partecipiamo, noi collaboriamo anche con l'ESA perché facciamo il Kansat Italia. L'ESA nelle varie nazioni fa una gara che si chiama Kansat, in pratica gli istituti superiori devono costruire dei mini satelliti delle dimensioni di un altimetro di Coca-Cola, per questo si chiama Kansat. Questi satelliti collegati a un Arduino standard, che si chiama proprio Arduino Kansat satellitare, che ha tutti gli attacchi, costruiscono dei sensori, costruiscono un progetto e noi glielo lanciamo a 1000 metri. Quindi tutti gli anni vengono delle scuole dove noi abbiamo costruito il vettore, vengono messe dentro queste due lattine, sparate a 1000 metri, escono con il loro paracadute e i ragazzi da terra devono registrare obbligatoriamente tutti i dati, che devono essere registrati anche sulla lattina, devono recuperarla. E il vincitore va poi a fare il Kansat Europa con l'ESA che li manda in posti sperduti tipo in Norvegia dove hanno tre ore di bel tempo all'anno, spendono 2500 euro ad arrivarci perché l'ESA mi paga vitto e alloggio là, dentro a un container in Norvegia e vi danno da mangiare le alici affumicate, però ci devi arrivare là, che vuol dire prendere tre aerei perché devi arrivare a Oslo. Poi da Oslo devi prendere un bimotore del cavolo e arrivare in un altro posto e poi prendi un altro affare monomotore per arrivare lì e poi ti devi fare altri 30 km in mezzo alla tundra e quindi hanno detto che pagano cifra assurda e ho detto venite da noi, stiamo cercando di portarli in Italia dove almeno non abbiamo tre ore di bel tempo all'anno, si mangia un po' meglio e magari sono anche un po' più comodi, speriamo di riuscire a portarlo. Comunque questa è un'attività che fanno le scuole superiori che è molto molto interessante perché porta i ragazzi a fare molte scoperte. Quest'anno il vincitore, noi facciamo parte della giuria, quindi veniamo corrotti, non è possibile, soprattutto dalle squadre femminili, ce n'è una soltanto purtroppo. In effetti una cosa da dire di tutta questa attività, le ragazze c'erano ma erano veramente in netta minoranza. La scienza non è una cosa da ragazze, è un problema dei genitori. Esatto. I genitori ce n'erano alcune perché avevano i genitori che erano di questa idea, però ho notato che effettivamente una ragazza che fa cose scientifiche non è un maschiaccio.
è ancora puntualmente così, sì. Sostanzialmente sta cambiando. Lentamente, molto lentamente. Se una femmina non potrebbe mai capire cosa è. È una cosa culturale dei genitori, una cosa culturale dei genitori. Lo trovi fin dalle scuole, quando ho fatto io robotica c'era fin dalle scuole, proprio anche il professore stesso pensa che tu devi lavorare di più perché sei femmina. Lavori il doppio per ottenere metà del risultato, proprio un soffitto di cristallo. È vero, qualcosa sta cambiando, ma però è per le nuove generazioni, loro ne avranno il vantaggio, qualcosa sta cambiando. Perché praticamente, banalmente detto, è morta una serie di classi docenti, cioè stanno andando. Mentre a fare programmazione non si usava creativamente da cercare. Cioè, sta cambiando un po', è invecchiata a tal punto la classe docente che loro si stanno iniziando a trovare i nuovi. Ma difatti a fare programmazione, bene o male, si è quasi 50-50. Già a fare elettronica, robotica calano, a fare le altre attività calano molto di più. Una delle cose su cui ci siamo dovuti scontrare anche nel fare questo progetto è gli scienziati veri e propri, quelli che dovrebbero fare divulgazione, che secondo loro fare divulgazione divertendo, usando la fantascienza, non è fare nient'altro. Anche questo è un problema culturale italiano. Sì. Fantascienza. Esatto. La prima parola ti richiama la fantasia, quindi una roba da bambini. In inglese è science fiction. Cioè è fiction perché non è reale, ma è science. Ma difatti mi sono Tommaso, quando leggo tutte quelle cose, ma non è scienza perché in realtà non funziona così, non funziona qua là. Ho capito, però ogni tanto porti qualcuno a sognare di andare su Marte, poi dopo gli farei vedere gli errori, ma non puoi. Ma Paolo Ottimissimo che sabato mattina ha presentato il post missione di Samantha Cristoforetti, quindi dall'inizio della discesa, c'è stato il devastante problema che hanno è che l'ASI non sa come gestire un ritorno di immagine che è gigantesco, che ha completamente spazzato l'Italia, ha entusiasmato tutti sullo spazio, hanno scoperto che non solo noi andiamo allo spazio, ma mio Dio, ci vanno anche le donne, e loro sono come mentalità burocrati. E direi che la prima è stata la telescopa, ma in Italia non erano preparati. Però la telescopa era una roba molto a livello di pubblicità, perché tra la prima e la seconda cosmonauta sovietica sono passati 40 anni. Però il problema è che la Cristoforetti ha avuto un impatto mediatico devastante, ha completamente cambiato la percezione di cosa significa, e loro non la usano perché non sanno cosa, mentre usano gli uomini, non sanno cosa farsene di una donna. La stanno portando in giro, ma non capiscono il potenziale maggiore di Samantha. Per il suo tipo di comunicazione, di relazione che ha instaurato dal web soprattutto, migliaia di persone. Poi conta contro di lei il fatto che lei, come tanti anche dei presenti, è arrivata alla scienza partendo dalla fantascienza. Ma si parte dalla fantascienza. Tutti. Non ti puoi appassionare al viaggio spaziale se non guardi Star Wars, Star Trek o quello che è. Un astronauta poliglotta, pilota di caccia certificato con certificato di guerra. Lei è una nerd perché guarda Star Trek. Cioè tutto il resto poi rischia di perdersi dietro a un peccato d'origine che alla fine poi in realtà è il motore, perché quanti bambini da grande vogliono fare l'astronauta? Poi li cassi dicendo smettila con queste stupidate, però caspita. Questo progetto che abbiamo fatto non è il discorso di portate a fare l'astronauta, ma di farti conoscere un mondo di tecnologia che può essere le arti, gli armi robotici, che può essere la programmazione. È ovvio che uno su un miliardo arriverà a fare l'astronauta, ma tutto quello che ci sta dentro è utile per le scuole. Ci siamo dovuti scontrare effettivamente con questo discorso del intanto far divertire, insegnare i bambini facendoli divertire, già lì. E poi usare la fantascienza, però noi come associazione di radiomodellismo, di ragazzo che vende i razzi, che è l'unico ragazzo che vende i razzi, ha questi kit per le scuole, che sono poi quelli che usiamo noi. Da quando la Cristoforetti è andata nello spazio, la richiesta da parte delle scuole è decuplicata, quindi l'interesse c'è, però bisogna anche poi alimentarlo. Posso? Quali sono i costi? Spiego la mia prima domanda molto interessata, perché io sono l'unica a utilizzare praticamente il laboratorio scientifico della mia scuola e faccio di tutto, ma i problemi dei costi sono enormi. Quali sono i costi sia per uno dei razzi dimostrativi,
domanda 1, sia per organizzare un'attività del genere, perché a questo punto io inizio, vado con una corda dall'assessore e me lo tiro dietro finché non, allora, non chiede pietà e finché non finanzia questo. Assessorato scuole e cultura. Il rasentino per le scuole sono pacchi da 12 e costano ogni razzo con un motore, mi pare che costi sui 12 euro, 12-13 euro. Il razzo con il motore che può essere lanciato n volte, vabbè, si chiama il motore che costa un euro o due, ma il razzo. E noi quando facciamo il picnic li facciamo pagare 10 euro perché una parte ce li mettiamo noi come associazione. Questa, le varie attività che abbiamo fatte, allora, la prova in piscina è gratuita, quindi basta che un bambino si iscriva e la facciamo fare gratuitamente perché abbiamo la piscina gratuita. Il giro sulla grotta costa 10 euro per i bambini, un po' meno se si riesce a organizzare un gruppo invece di fare una visita guidata. L'esperienza su Marte l'abbiamo fatta pagare 70 euro ai bambini che stavano lì 2 giorni, ma perché dovevamo dargli 6 volte da mangiare, certo, sì, più tutta l'attrezzatura. Siamo rientrati veramente dei costi, la maglietta e tutto. Sì, quindi un globale, riusciresti, se do del tuo scusa, riusciresti a farmelo avere un globale per una proposta di attività con una scuola? Dopo possiamo sentirci, possiamo parlare, perché l'anno prossimo. Se il picnic, ad esempio, che facciamo settimana prossima, io ho messo un prezzo di 50 euro per il bambino che viene lasciato lì dal sabato mattina alla domenica sera. Gli dobbiamo dare da mangiare, c'è il planetario, ci sono tutte le attività, gli altri cibo. La cosa che porta via il cibo, perché sono 40 euro solo di mangiare. Per quanto uno si possa mettere d'accordo, certo, a tirare, ma meno di 7-8 euro a pasto non si riesce a fare. Quindi nessuno ci guadagna niente. No, non beh. Possiamo sentirci, le attività, siete anche di Reggio Emilia, siete anche comodi. Sì, sì. Ecco, quindi giusto per dire una cosa, i ragazzi che hanno vinto il Kansat quest'anno hanno costruito il Kansat, mentre gli altri usavano stampanti 3D, usavano cose anche molto sofisticate, questi l'hanno costruito usando dei pezzi del Lego. Hanno trovato dei pezzi del Lego con cui sono riusciti a costruire questo Kansat, hanno mandato il progetto alla Lego, la Lego è così interessata che adesso sta pensando di fare la scatola Lego Kansat, per cui tutti i bambini del mondo potranno usare, oltre all'Arduino che è italiano, usare anche il Lego, il supporto Lego Kansat, che è modulare, per cui una, a seconda dei sensori che monta, dei motorini, perché questi ragazzi qui con Lego Kansat oltretutto hanno montato 2 motorini con un GPS, per cui l'idea era quella di far rientrare il Kansat sulla base di lancio autonomamente, come fa la Solid, sostanzialmente, e sarebbero gli unici a riuscirci se ce la fanno. Bellissimo. Altri hanno messo contatori Geiger, hanno messo ogni genere di prodotto. Una delle parti di questa gara è anche perché dopo devono presentare il progetto, perché il discorso è: siamo stanchi di scienziati bravissimi che non sanno spiegare quello che fanno. Per cui se una persona deve essere un bravo elettronico, un bravo ingegnere, un bravo programmatore, ma nella vostra squadra ci deve essere almeno una persona che sappia spiegare quello che fa. Sì, sì, assolutamente. Alcuni hanno fatto dei progetti eccezionali, ma li hanno presentati in una maniera imbarazzante. Alcuni hanno usato questo programma che sto usando io, che quando l'ho visto ho detto eccezionale, come avete fatto, che l'ho scoperto, ed effettivamente adesso ci si sta spostando molto sulla presentazione, perché si sono resi conto che se lo scienziato si chiude in una stanza non arrivano i soldi, perché se la gente non si interessa a quello che fai, il politico non te li dà, perché dice: perché te li devo dare a te? Che poi fra l'altro mi criticano perché dicono: perché butti i soldi nel CERN piuttosto che nella ricerca spaziale invece che darli alla fiera della salsiccia? Perché poi alla fine il problema è quello. Sì. E quindi adesso quello che come spiegava la NASA, la nostra risposta a tutti quelli che dicono che il programma Apollo ha gettato i soldi nello spazio, rispondiamo: guardate che non le abbiamo date le linee verdi, le abbiamo date le imprese americane, le abbiamo spesi sulla terra. E però non è facile collegare questa roba, no? Perché spazio sembra che i soldi li porti l'obito e li produci nella mia. Se vogliamo dire anche il discorso delle spese militari, il grosso delle protesi, della tecnologia nelle protesi si è avuto all'indomani della prima guerra del Golfo, quando sono cominciati a rientrare moltissime persone senza una gamba, senza un braccio. I militari hanno cominciato a dare una parte dei loro proventi, che sono molto, molto ampi, nella ricerca per le protesi, e questo ha causato a cascata un rientro anche nelle protesi. Quindi, se vogliamo, anche le guerre nel loro piccolino sono servite.
Sì, beh, le batterie LiPo sono di origine militare, molti materiali sono di origine aeronautico, perché hanno comunque bisogno di le gambe devono essere leggere. Addirittura hanno un problema, cioè un problema, tra virgolette, i corridori che usano queste gambe artificiali vanno più veloci perché pesano meno delle gambe vere. Esatto, sì, sì, hanno una risposta di delle gambe di rilancio, esatto. È incredibile, certi materiali che usano delle protesi hanno una risposta di rilancio del corpo, del peso, cioè della massa del corpo. Sì, diciamo che siamo quasi arrivati a 96 milioni di ore, dove con le protesi sei quasi meglio che con una gamma normale. Protesi da corsa che sono differenti dalle protesi invece quelle che hai fatto. Sì, 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 sì. Beh, no, quelle, con quelle protesi puoi correre, ma nel senso che puoi fare jogging, ma non. No, no, non le protesi da gara, sì, sì. Non è una cosa da gara, sono. È stato Pistorius. Sì, sono quelle di Pistorius, le protesi da gara. Sì, però Pistorius non è stato come vero, perché è vero che più ha più effetto spring, quindi di effetto molla nella corsa rettilinea, ma perde molto di più nella corsa, nella curva. Una cosa che mi dicevano al centro INEB è che loro gli dispiace che quando fanno le Paralimpiadi le fanno sempre un mese dopo che sono finite le Olimpiadi, quindi nessuno le guarda. Se venissero fatte assieme agli olimpionici normali, cioè faccio la gara uomini, donne, paralimpionici, sarebbe fantastico. Per dare più visibilità a queste persone e soprattutto alla loro ricerca, perché magari, sempre solito discorso, loro campano, il centro ecologico dell'INEB campa con i soldi statali. Non è che campa con i soldi del privato, cioè se, sì, tu, sì. Se tu hai un incidente. Su... Anche quello sì. Entrerebbero soldi dei diritti televisivi, entrerebbero, poi loro stanno cercando di fare anche delle spin-off, cioè le persone che lavorano lì fare una spin-off privata dove lavorano con dei brevetti, ma fai fatica a farlo se la gente non crede in quello che fai. È sempre il solito discorso della ricerca spaziale, ti devi far vedere, sì. Altrimenti non ottieni nulla. Con questo progetto abbiamo cercato di far conoscere quello di cui ho avuto da. A più gente possibile cosa viene fatto per spiegare anche Woodward e di tempo è completamente elettronico. No, in effetti quando uno paga l'INAIL dice vabbè pago l'INAIL, sembra un'ennesima tassa, una minima percentuale di questi soldi finisce lì e una persona che ha perso entrambe le gambe su un incidente al lavoro che dovrebbe spendere 80-90 mila euro che non ha, gli vengono fatte gratuite. È ovvio che se l'incidente te lo fai mentre vai col paratendio, però è vero che te la devi pagare tu, però tutta la ricerca e sviluppo è stata fatta con soldi statali, quindi comunque te la ritrovi al puro prezzo di protesi e non con i milioni di euro che sono stati spesi prima nella ricerca. Quindi tutto sommato anche lì diciamo. Ti fai l'assicurazione. Oppure ti fai l'assicurazione e ti vengono pagate. Basta, questo è tutto. E se volete venire noi sabato e domenica prossima abbiamo il picnic. Magari. Vabbè, ci sono delle domande, o abbiamo già. Se ci sono delle domande, sono qui. Sì, dopo mi dai tutto il calendario di tempo. Ah, il prossimo 28 e 29 e poi l'anno prossimo ricominciamo con sicuramente la piscina, sicuramente il viaggio su Marte. Niente, vi troviamo su internet allora per queste cose. Sì, se andate su questo sito e lasciate la mail, tutte le attività che facciamo vengono pubblicitate. No. E se avete domande da fare, se venite voi in mezzo. Vi trovo pubblicitario. Anche domani. Se volete queste fantastiche magliette le vendiamo che usiamo i soldi provvedi per cercare. Grazie. Ok. Ho fatto la